Non dimentichiamoci che oggi è il 1º aprile, dunque giornata di pesci. Sentiamo quali sono stati i più curiosi che sono stati realizzati a Pisa. Anche quest'anno la goliardia pisana non ha mancato il consueto appuntamento con gli scherzi del 1º aprile. I goliardi della Res Pubblica Pisana hanno infatti ornato l'entrata del rettorato con una ringa appesa alla maniglia del portone e un grande blasone araldico come dono speciale per il rettore. A seguire hanno appeso un grande pesce di stoffa e cartone al ponte di mezzo, in tema come ogni anno con vicende della storia recente. Se l'anno scorso è stato il turno di una grande lisca di legno appesa al fiume visti i tempi di crisi, quest'anno il tema è stata la radioattività. Il pesce, accompagnato dalla scritta Sushi d'Arno, si presentava infatti poco salutare dal punto di vista cromatico, verde, viola, blu e con 8 occhi. Infine i cittadini si sono svegliati questa mattina con una serie di false ordinanze varate da enti improbabili affisse ai propri portoni. Tra queste un finto avviso di greve fiscale, un allarme di risalita di CEI attraverso le tubature, un'invasione di zecche da piccione e una tabella riportante gli effetti molto particolari dati dalla nube radioattiva che qualche tempo fa ha sorvolato l'Europa, fatta sulla falsa riga della tabella degli effetti provocati dall'alcol a seconda delle percentuali nel sangue.